la tua attività l'hai svolta inizialmente a Roma, no? Chiaramente, Chiaramente sì, che era il Cinecittà, Roma, centro. centro, anche perché era proprio, si chiamava l'Hollywood sul Tevere, no? Proprio Esatto. perché venivano dall'estero a girare film, sì, era più economico, ma avevamo attrezzature e tecnici d'alto livello in Italia. Ecco, poi invece ti sei spostato fuori dall'Italia. Ecco, Sì, secondo tempo, perché ho vissuto come... parecchio a Roma, diciamo, mi sono Sì. fatto proprio, Ti mi sei sono fatto un nome, un diciamo. nome, sì, a Roma, ma e poi si è espanso anche all'estero, soprattutto in Europa. In Europa e quindi dopo anche negli Stati Uniti, insomma, Los Angeles, è Certo. tutto un mondo che si è aperto. Tu da Roma, se non vado errato da Roma, ti sei trasferito poi in Spagna? No, No. mi sono trasferito in Germania. Ah, ecco, in In Germania. Germania perché avevo grandi richieste in Richieste, Germania, sì. poi era più vantaggioso lavorare con la Germania. Sì. Quindi era anche il fulcro, diciamo, la Germania era il fulcro per lavorare in Europa e anche fuori Ah, d'Europa, era più centrale sì. come le importazioni di film, gli importatori tedeschi erano più, insomma, Più avanti di tutti, insomma, più... direi di sì, con qualità, e quindi era tempo che cambiassi anche perché è giusto cambiare, anche Certo, spostarsi certo, per trovare, vedere altri mondi. certo. Si parla di anni 80 o no? No. Sì, Anni 80 più o meno. 85, Sì, sì, anche. sì. Ecco, c'è una differenza a livello, non so, di richiesta di pubblico per la realizzazione di un manifesto in Germania rispetto che in Assolutamente, sì, Italia? è così, Ecco, ci puoi sì. spiegare? Beh, ogni paese ha Sì. un suo genere proprio dovuto alla cultura del paese. Per esempio, l'Est hanno fatto sempre pubblicità cinematografica estrema, molto grafica, molto intelligente, molto arte proprio nell'Est, però per noi era poco comprensibile, ecco. Sì. Erano veramente immagini proprio studiate. Erano veramente opere, ripeto, opere d'arte. In Italia invece si era più commerciali, tanto è vero che si facevano manifesti, il quattro fogli era per le città. La pubblicità dei film di una Sì. volta consisteva sostanzialmente nella realizzazione della cosiddetta locandina, cioè quella diciamo stretta e Sì. È lunga. lunga, sì, Grosso modo l'ingresso dei 30-70, cinema, sulle vetrine dei cinema, esatto. sì. Poi c'erano le fotobuste, le foto, diciamo, Anche sulle vetrine fotografie, del esatto. cinema. E poi i manifesti, cioè Sì. le parti più grandi, Sì, pittorici che pittorici, sì. Due che erano sostanzialmente di due formati, no? formati, Il cosiddetto due fogli, sì. Sì, che 100x140, se sì, non vado errato, 100-140 e il quattro fogli, che era il grande e doppio, doppio. il do esattamente. Ecco, dicevi allora che c'era una Ecco. differenza tra Certo, due e si quattro. chiedeva al quattro fogli di essere più sofisticato, di essere più per la prima visione, Sì. cioè quando usciva il film a Milano, Roma, Sì. Torino, si chiamavano capozone, Sì. e là si affiggeva il quattro fogli, che era un po' più ricercato. Il due fogli invece era per la provincia. Puoi dire se esiste anche una differenza di stile e quindi di Sì, richiesta stilistica? Ecco. certamente, soprattutto Sì. ecco, la Germania si avvicinava all'Italia, però un genere un po' più, come posso dire, più elaborato, più raccontato, no? Ancora Sì. di più degli italiani, però insomma anche loro si avvicinavano abbastanza al nostro genere così, però un po' Sì. più corposo, ecco, direi, Sì, il pittore che ha lavorato molto in Germania, i pittori che lavoravano tedeschi avevano questo stile un po' Deutsch, ecco, un po' tedesco, ma bello, bello, bello stile. cioè un po' più corposo, Corposo nel tradotto senso, in immagine, cosa vuol immagini che dire? erano più, posso dire, noi lavoravamo più sull'impressionismo, più Sì. io parlo prima
dell'avvento dell'areografo, certo, cioè, parlavamo certo, più sull'impressionismo, sì. Loro invece erano più realisti, ecco, più, sì. più completi, più realisti, ecco, cercavano il realismo pittorico, certo. Sempre pittorico. Mentre la Francia sì. è uno stile molto raffinato, molto raffinato, molto, diciamo, la Francia, ecco, io ero affascinato da come componevano i testi, per esempio, degli attori, il titolo, tutto molto stilizzato, molto come si può fare oggi sì. con il Photoshop, con titoli e il cast, erano molto, molto ben disposti nell'immagine, non erano mai sì. così aggressivi come facevamo in Italia con il titolone, poi se c'era Gregory Peck doveva essere 100% con il titolo, o se era Alberto Sordi, quasi la lettering superava l'immagine, no? In Italia doveva essere sì. boom boom boom, sì, sì, invece in Francia è uno stile molto raffinato. Sì, sì. Poi nell'est, nel paese dell'est, come ho detto prima, ancora molto 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 più grafici, molto più là proprio c'era l'arte di fare pubblicità, ma la pubblicità per noi è un po' incomprensibile, ecco, un po' molto molto raffinata, molto stranamente astratta, molto ricercata, insomma molto lontana da noi, ecco, molto lontana. Lontana dal gusto anche un po' popolare, esatto, diciamo. Esatto, sì, abbastanza, sì, non so perché il popolo, i popoli dell'est non è che ti posso, non stranamente c'è questa tendenza a questo genere così sì, più astratto, insomma, esatto, più stranamente, sì, infatti. Stranamente. E poi l'America, ecco, ha avuto dei, secondo me, dei periodi un po' non fulgidi nel cinema, non tanto. Direi che l'America, insomma, mi deludeva abbastanza, come tanto è vero che quando importavano il film americano, qui in Italia si faceva la pubblicità, si rifaceva proprio nuova. Sì. O viceversa. E poi adoperavano anche molto il fotografico, ancora non c'era Photoshop, ah, sì? Però molto fotografico. Film anche negli anni 40, sì, c'era molto fotografico. E poi credo, adesso non so se è vero, ma che addirittura magari ricopiassero i manifesti italiani e li ricopiavano poi in America, e anche adesso, sì, ma tutti i paesi, Spagna, Sud America, ecco. Tutti rifacevano le nostre cose. Quindi noi italiani siamo maestri. C'è stato poi un periodo fulgido proprio del manifesto cinematografico, noi gli italiani, un'impronta che è stato il periodo dei Ballester, dei Martinati, Capitani, parliamo degli anni 30, 40. Diciamo che l'età d'oro del manifesto è andata dal 30, dal 40, esatto. fino al 60, 70. Ecco, poi c'è stato il gruppo, dopo di loro c'è stato il gruppo dei altri pittori molto importanti, come Cesse, Don Ciriello, è stato un rinnovamento, sì. E poi siamo venuti noi, i rampanti, diciamo. L'ultima, diciamo, covata, l'ultima generazione, chi eravate? Tu e poi chi era? Sciotti. C'ero io, c'era Sciotti, Gehling che lavorava molto con Fellini. Sciotti poi è stato uno che mi ha molto seguito, insomma. Sì. No. Diciamo anche copiato, posso dirlo? Sì. Un pochino solo. Dai. Diciamolo. Sì, tanto è vero che qualcosa era addirittura sconfuso, come... Ah, sì. Così era perfetta la copiatura. Ma insomma, dai, fa parte, ma per carità. Bisogna essere bravi anche a copiare. Ecco, diciamo. Sì. Comunque. Però l'idea è la base. È sempre di un altro, sì. Come? Come? Lui è come? Esatto, ecco, non è però. Non è. È come. È come.